è una gara particolare il Thor. E, oddio, non è emozione, non è neanche paura. Cioè sì, è sia emozione che paura. Quello che provo io è la paura, perché in una gara così lunga sono tanti gli inconvenienti che possono capitare, non solo da un male fisico, ma dalla meteo che può cambiare da un momento all'altro. La mia ansia è direttamente proporzionale al chilometraggio, per cui più chilometri ci sono, più io inizio a preoccuparmi. Cerco di fare un po' dell'ironia, cerco di incontrare amici che parteciperanno, il mio team di donne, e cercherò di tirarmi sul morale con loro. Forse un senso di liberazione, perché l'attesa è lunghissima. La cosa più importante è essere qui e sapere che è arrivato il momento. È molto più stimolante partecipare ad una gara così importante di questo genere come il Thor, facendo parte di un team che poi è come se fosse un gruppo di amiche. Ovviamente la scelta del ritiro è stata dura, ho rischiato di cadere più volte su una cima 2008, faceva freddo, e era notte, per cui ho capito che il mio corpo non mi seguiva, la mia testa ha fatto uno switch off, per cui quando si spegne il cervello ovviamente è sempre difficile continuare. Io dico sempre che due gambe si possono caricare su un cervello, ma non viceversa. Questa gara non lascia spazio alla superficialità delle cose. Ok, va bene, mi hai sfidato, adesso io mi devo ancora più impegnare per riuscire a farcela. La vedo come un'opportunità della vita e una voglia di dire ok, non sono ancora arrivata e c'è ancora tanto da lavorare, per cui ancora tanto da correre. Noi lo facciamo per piacere, cioè nessuno ci costringe a correre queste gare, per cui quando tu ti trovi in una condizione del genere, se vedo che riesco a gestire il dolore, allora bene, altrimenti dico, il minimo di saggezza ci vuole sempre, quindi devi sapere anche considerare il momento in cui dici basta. Il male alle gambe, il male ai piedi, la fatica svaniscono poi nel momento in cui magari arrivi alla base vita e trovi il tifo delle persone che sono in tutto intorno, i volontari, insomma le persone che ti aspettano. Non vedo l'ora che iniziano la sera per poter passare la notte in cima alle montagne con le stelle, la luna. Io aspetto la notte perché secondo me rispetto al giorno ha un fascino completamente diverso. Correre completamente al silenzio, sentendo soltanto i rumori, quelli notturni che sono completamente diversi da quelli del giorno. Al buio, da soli, non ci sono rumori. Bellissimo, la notte mi piace tanto, di più del giorno. Comunque la corsa in montagna sicuramente è libertà. Mi fa sentire libera, non ho bisogno dell'orologio, non ho bisogno del tempo, non hai bisogno di niente, solo di far quello che ti piace. Ti lascia molte più gratificazioni, molti più stimoli, ma anche ricordi di una semplice corsa su strada. Nello sport poi, arrivato a un certo punto, non conta soltanto l'aspetto agonistico. Fai dei sacrifici, allora devi essere ricompensato. All'aria aperta, in spazi puliti, paesaggi meravigliosi, colori indescrivibili, dove sei libero con te stesso e comunque ti ritrovi a correre per un sacco di tratti da solo, nel silenzio più totale. Se piacciono queste cose, secondo me è il massimo. È evasione dalla realtà, per me, e di cui ho bisogno. Mi rendo conto che è uno sforzo sovrumano, ma mi rendo conto che ho bisogno di farlo per star bene.